Anche Mastella, ex ministro della giustizia, ex leader nazionale dell'Udeur, appena eletto sindaco di Benevento, a Pozzilli per la presentazione di Siamo Italiani. Un'occasione imperdibile per avvicinarlo ed ascoltarlo sulla sua vittoria elettorale, a dimostrazione che spesso il vecchio in politica può anche essere un fattore vincente. Siamo stata una cosa, diciamo, incredibilmente eccezionale, impensabile per molti aspetti, la proporzione in cui si è tramutata la vittoria. E a fronte di un potere diffuso, di una cultura laico-massonica che prevaleva nella mia città, c'è stata questa forma di esplosione di considerazione attorno a quello che ho tentato di proporre alla mia gente, e il risultato è stato favorevole. Insomma, il vecchio tira sempre, eh? Ma dirla così diventa anche un po' diverso. La mia opinione è che quando c'è una forma di partecipazione ai problemi della gente, la gente ti ritiene un riferimento reale, allora il dato editoriale scatta, perché oggi nessuno più è partecipe di questa storia, dei drammi, e anche un minimo di speranza da parte della gente. E questa è la crisi dei partiti, per cui non si ritrovano più e la gente non si ritrova in loro. E questo è capitato dimostrando indifferenza al voto, scivolamento verso la nausea al voto, non partecipazione. E dall'altro invece magari una scelta che sia quella di dire scegliamo in controtendenza. E credo che i risultati più clamorosi sono stati in questa circostanza le due donne elette dei 5 Stelle e io dall'altro lato. Cioè io che dovevo essere rottamato sono stato il rottamato che ha rottamato il rottamatore. Mastella, lei è esperto di governi che cadono. Secondo lei arriva Renzi a mangiare il panettone? Ma questo non lo so, cioè dipende in parte dal referendum, perché ho visto che Renzi, che si era bloccato sull'idea di non cambiare l'Italicum, ora inizia a cambiare, a pensare di cambiare anche l'Italicum, quindi secondo me questo può sbloccare la situazione. Io penso di sì, insomma, che sblocchi la situazione, anche perché lui si ritrova con la sua realtà parlamentare che è diversa dal PD e diversa anche da quella che è la concezione, diciamo, parademocristiana. Però gli altri partiti, vede queste cose qua, si muovono in maniera sconnessa e sghemba, alla NCD, quell'altro, scelta, sono partiti parlamentari che non esistono nella realtà territoriale, quindi appena vai al voto, come si è visto alle comunali, non esistono, cioè non puoi vivere con i partiti parlamentari, perché poi alla prima occasione pubblica l'esito è disastroso per chi si accoppia con loro.